Buonasera signore e signori e benvenuti da Piero Carotti, da tutto lo staff della Castel TV, dal palazzetto di Pessano con Bornago, dove in questo sabato in un orario non abituale perché alle 16.30 invece dell'abituale 20.30 campo la squadra di casa, la Castel Carugate. Vediamo, il nostro operatore sta inquadrando la discesa in campo delle ragazze. Questa sera affronterà in questo quarto turno del girone di ritorno della Serie A2 femminile girone A. Le avversarie vengono dalla Sardegna, questo è il motivo dell'anticipo, motivi di volo. La Virtus Cagliari, squadra che finora è sempre stata il fanalino di coda del girone, ma che nelle ultime giornate, soprattutto a seguito dell'innesto del nuovo arrivo Silvia Sarni, ha innestato la quarta ed è una delle squadre più in forma del campionato, avendo vinto due delle ultime partite, in trasferta a Villa Franca Veronese contro l'Alpo e poi in casa con Marghera. Quindi possiamo dire tranquillamente che la sfida di stasera è una sfida tra due squadre che sono in un ottimo momento di forma, perché tutti sappiamo benissimo che dopo la rivoluzione di fine dicembre, cambio allenatore, l'integrazione sulla panchina di Carugate, il ritorno di coach Gavazzi, ma soprattutto l'ingresso di Paolo Vanguzza ed alcuni inneschi iniziati già nel tardo autunno, prima Giulia Zuin, poi Manuela Zanon, l'ultimo arrivo Lucrezia Zanetti, la squadra di casa, la Castel Carugate, ha iniziato a dare segni di svolta, a ripercorrere continuità il sentiero della vittoria, terminato con domenica scorsa con la vittoria a Corsara a Selargius, ma anche due settimane fa con la vittoria in casa contro una delle grandi favorite del campionato, il Vicenza di coach Corno. Quindi due squadre in ottima forma che si caratterizzano però per due distinte caratteristiche di gioco, come dicevamo, la Virtus Cagliari, le stelle principali. La stella, diciamo, con cui ha costruito la squadra per questo campionato è la croata Mia Matic, oltretutto una giocatrice nota dalle nostre parti, perché è stata conosciuta l'anno scorso al suo primo campionato in Italia con il Querciambiente, scusate, Muggia, squadra incrociata dalle nostre ragazze nella pool retrocessione dello scorso campionato. Quindi una giocatrice, una guardia ala giovane di ottima esperienza anche nazionale croata, sia a livello giovanile sia di prima squadra, che al suo primo campionato in Italia si era accasata, passatemi il termine, a Muggia, quindi vicino a casa, per rompere il ghiaccio della vita da professionista all'estero, e poi dopo gli scarsi risultati del Querciambiente Muggia lo scorso anno ha deciso di approdare in Sardegna con questa nuova società, il Virtus Cagliari, ed essere una delle principali stelle. Nonostante le caratteristiche di assoluto livello di Mia Matic, in ogni caso l'inizio del campionato della Virtus non è stato delle migliori, tant'è che la dirigenza è intervenuta rinforzando la squadra con l'arrivo di Silvia Sarni, una giocatrice 27enne ma con 10 anni di campionati di alto livello tra 1 e 2, una giocatrice arrivata da Umbertide ma che ha giocato a Ragusa, ha giocato a Taranto, ha giocato a Napoli, negli anni in cui Napoli era una squadra di spicco a livello italiano ed europeo. E quindi con l'arrivo di Silvia Sarni la formazione cagliaritana si è rinforzata soprattutto nel pitturato, quindi si preannuncia un duello con le nostre, soprattutto Marta Scarzi e Manuela Zanon, un duello nel pitturato sotto i tabelloni che sarà una delle chiavi per poter portare a casa il risultato. Dicevamo che comunque uno dei cambi principali all'interno nella stagione della Castel Carugate è stato proprio l'innesto in panchina di coach Paolo Ganduzza. La coppia Gaega, i due coach col foulard, li vediamo spesso entrambi, hanno saputo dare fiducia alle ragazze, hanno utilizzato tantissimo la panchina, sono molto aumentati i minutaggi anche delle ragazze che non partono nell'usuale starting five, e tutte hanno dato risposte più che ottime, nonostante alcuni infortuni. Ricordiamo che negli ultimi turni abbiamo avuto un brutto infortunio per Arianna Beretta, la malattia di Michela Frantini. Nell'ultima partita in casa abbiamo visto una scavigliatura di Stefania Guarnieri, che abbiamo visto nel riscaldamento ma che vediamo senza pantaloncini, direttamente in tuta, per cui è al roster ma ben difficilmente ci possiamo aspettare che possa scendere in campo. La vediamo inquadrata alla destra di Paolo Gavazzi, difficilmente possiamo auspicare il suo solito contributo di grinta, punti, determinazione a cui ci ha abituato in tutti questi turni. Manca poco all'avvio della partita.
oltretutto col percorso iniziato dalla squadra di Carugate si sta avvicinando uno degli obiettivi, cioè una salvezza tranquilla. Ricordiamo che le prime 8 vanno alla pool promozione, la nona va in una specie di limbo di assoluta tranquillità, dalla decima in poi ci sarà la pool retrocessione. Quindi un obiettivo della Castel Carugate è arrivare il più possibile vicino al nono posto, la cui promozione sarebbe un gran successo per la nostra formazione. Vediamo il quintetto: Stabile, Beretta, Scarzi, Zanon stanno sfilando davanti al tavolo agli arbitri, e poi pronta con gli ultimi consigli di coach Ganguzzo anche la nostra Claudia Colli. Tra le file avversarie, anche le avversarie invece tendenzialmente hanno una rotazione molto più limitata. Ci aspettiamo di vedere in campo Mia Masic e Silvia Sarri di sicuro, probabilmente anche Carolina Scibelli e Sabrina Pesciglia. Un minuto di silenzio per la recente scomparsa dell'arbitro Nini Ardito. Eccoci qua, commemorato l'arbitro Nini Ardito, Hall of Famer, arbitro internazionale, quindi di assoluto livello nella storia del basket italiano. Pronte in campo le due squadre. Abbiamo visto Mia Masic, Sabrina Pasciglio, Giada Ballardini, Carolina Scibelli e Silvia Sarri nello starting five delle Cagliaritane. Alla fine il primo possesso di Carugate, penetrazione di Colli, si lotta al rimbalzo, Beretta Arpiona, subito in mano al play, raddoppio su Stabile nell'angolo, dentro per Zanon, guardiamo se reverse, scarica fuori nuovamente Colli, primo ferro, rimbalzo Masic. Ballardini costruzione di gioco, la palla circola dentro. Abbiamo facilmente preannunciato il duello Sarni, Zanon oppure Scarzi. Subito anche il primo schema degli ospiti a cercare il nuovo innesto. Beretta proprio davanti alla telecamera della nostra truppa in campo guidata da Angelo Galbiati. Parte con una rimessa, il pallone era stato toccato, nulla di fatto con la tripla da fuori, transizione molto veloce e pasticcio nel palleggio delle sarde, Zanon guida la transizione verso Scarzi, persa la prima opportunità, si riparte dalla regia, Stabile, Beretta, vediamo se chiede il blocco, no, arriva Colli, prova col primo passo su Masic, si divincola, nulla di fatto, un minuto e mezzo di partita, punteggio ancora 0-0, vediamo Masic. Chiede un dai e vai ma sbaglia l'appoggio. Ballardini su Stabile. Beretta dentro per Zanon, si gira e con un bel jumper realizza i primi due punti della partita.
Vallardini supera Stabile, scarica nell'angolo, un airball, il tentativo di triplo da parte delle ospiti. Ancora Zanon, tocca la linea di fondo. 7-27 da giocare nel primo quarto, Carugate 2, Cagliari 0. Sotto l'incitamento del folto pubblico di Carugate presente questo pomeriggio al palazzetto, bel movimento di Mia Magic, subisce fallo. Vediamo i coach che commentavano visivamente il fischio arbitrale e Ganguzia che invitava a tenere le mani alte senza farle, senza abbassarle sull'avversario. Primi liberi per Mia Magic. Danza sul ferro, ma il primo tiro della mancina nelle file di Cagliari va a vuoto. Solo rete per il secondo. 2-1. Beretta in impostazione di gioco, si ritorna sempre da Stabile con Ballardini, pressione, esce Scarzi, avrà bisogno di un aiuto, arriva Colli, raddoppio scambio di marcatura, alla fine la difesa cagliaritana fa trascorrere i secondi senza che Carugate possa concretizzare questo attacco. Dunque spesso Magic in impostazione anche di gioco. Sarri prova la tripla. Colli e Stabile riportano in attacco Carugate. Pronti i due blocchi, non ce n'è bisogno, palla su Zanon, libera all'altezza della linea di liberi. Concedere un vantaggio di quel tipo a una giocatrice esperta e con una buona mano come Emanuela Zanon è pericoloso, e Cagliari ha subito pagato con i due punti. Bel movimento, bel taglio di Mia Magic che si fa trovare pronta con il passaggio della compagna. Più uno Carugate, 5-48 sul cronometro del primo quarto. Bella rotazione e Susanna Stabile scalda subito, accende subito le polveri stasera. Non credo, nelle ultime partite in un paio di occasioni aveva avuto un po' una partenza ritardata dal punto di vista balistico, invece stasera è andata velocemente al bersaglio. Carugate 6, Virtus Cagliari 3. Prova a entrare Beretta, alla fine scarica su Stabile, si è accesa subito e rimane calda la nostra Susanna. Un'altra realizzazione, attenzione a transizione veloce, anche Sabrina Pasciglio risponde, quindi 9-3, il tabellone sarà ancora aggiornato, velocissimo finora il gioco, eccolo 9-5. Dopo un inizio lento e con poca realizzazione, una fiammata anche nella velocità delle azioni di gioco. Nulla di fatto di Magic, Stabile, Beretta, arresto tiro e solo rete. Sta trovando nella velocizzazione delle azioni di gioco una chiave per questo primo break Carugate. Ha scavato subito un solco di 6 punti nel giro di un paio di minuti. Qui il gioco di Cagliari non è nemmeno ragionato, una volta che arrivano alla metà campo offensiva, palla a Magic fuori dall'arco e tira. Però finora le polveri della croata sembrano essenzialmente bagnate. Stabile, raddoppio di marcatura con fallo.
rimessa Zanon, bel rimbalzo di Scarzi, esce ovviamente palla stabile, arriva al blocco, non lo usa, comunque a margine. E il timbro di Stabile in questo break è indiscutibile. Vediamo la gioia di coach Cangulz e coach Cavazzi per questo primo timeout chiamato dalla panchina cagliaritana. Ecco la nostra truppa guidata da Angelo Galbiati. Non perdiamo testa, ragazzi, non è problema. Avete fatto anche buone difese prima, ok? Però rimbalzi, ragazzi, taglia fuori, rimbalzo. In attacco andiamo dentro anche attraverso cieco in palleggio. Costruire piano, attacchiamo verso ferro, ok? Giocate, spaziate voi due dentro, cercheremo di più voi due spalle, ok? Le altre larghe. E ripartiamo da difesa, ragazzi, ripartiamo da difesa. Andiamo, dai! Coach Schirro, le idee chiare, vuole lavorare più nel pitturato con le due ragazze che indicava, cioè Silvia Sarni numero 29 e Carolina Scibelli numero 17. Le altre esterne, Mia Masi c'era esterna anche durante il time out, era un paio di passi dietro il coach. Ecco pronta Sabrina Facilio, si riparte. Vedete Zanon Sarni. Cercano dentro Scibelli. Taglio fuori di Zanon su Sarni, permette questo rimbalzo, contropiede. Rientrata Cagliari in difesa, quindi si riparte dalla regia. Primo passo di Zanon a liberare. Carica per Marta Scarzi nel pitturato, ma pallone schiacciato, si spreca una buona occasione. Comunque Carugate 14, Cagliari 5, 3 minuti e 25 alla fine del primo quarto di gioco. Coach Cavazzi fa scaldare una delle sue ragazze, vediamo se era un cambio alle lunghe, no, qualcosa di regia perché è Charlie Pitta. Raddoppio molto intenso su Susanna Stabile, assolutamente criticabile il lasciar fare degli arbitri. Vediamo subito Carlotta Picco pronta sul cubo. Colli in panchina a riposare. Vediamo il gesto affettuoso da parte dello staff. Tutti pronti per la rimessa sotto gli incitamenti del pubblico di casa, stasera particolarmente vigoroso. Magic, Sarni, Scibelli, prova a entrare nel pitturato, Scarzi chiude la via dritta per il ferro, comunque resiste e riesce ad appoggiare a tabellone per questi due punti. Nel frattempo Beretta in cursione, scarica fuori per Picco, palla persa. Attenzione al contropiede, vuole far tutto da solo Ballardini. La difesa si chiude, la difesa di Carugate si chiude sull'ultimo passaggio diretto a Silvia Sarni. Gli arbitri le avvisano un fallo, ma era comunque importante il recupero. È una giocatrice con buone medie dai liberi Silvia Sarni, comunque un 60%, per cui ci poteva stare il fallo speso. Comunque sono arrivati due punti per il 14 Carugate, 9 Cagliari. Pronto Charlie Picco, marcata a Mia Masi, cioè come prima veniva Claudia Colli. Esce Zanon, uno contro Sarni.
ha trovato la conclusione. Duello si ripete a parti invertite, questa volta sull'attacco di Carugate. Pronta Giulia Zuin sul cubo. Beretta, arresto, tiro. Conclusione perfetta, solo rete. Altri due punti. Un'Ariana Beretta in netta crescita nelle ultime giornate, dopo aver impressionato all'inizio campionato per la sua dedizione e attenzione difensiva, pian piano ha raggiunto anche un peso e un contributo costante nella dimensione offensiva, ed è una delle chiavi della crescita di tutta la squadra. Nell'angolo Beretta scarica su Zanon, raddoppio, bel passaggio Nonuk sul ferro, ma c'è scarsa il rimbalzo. Ecco pronto Zuin, esce Zanon. Alla fine il possesso dalla il controllo del pallone a Cagliari. Ballardini è un attimo di incertezza. Passaggio per Scibelli, Zuin la chiude. Recupera quel minimo di margine laterale rispetto al ferro. Due punti che portano a meno 5 Cagliari. 42 secondi alla conclusione del primo quarto. Esce Beretta, esce anche Picco, prova il primo passo per superare, penetra e scarica. Il difensore su Zuin sporca il pallone e rimangono 5 secondi per chiudere l'azione di attacco. Stabile chiede il blocco di Scarsi, non riesce a liberarsi, con un palleggio ce la fa. Riesce comunque a tirare prima della sirena e quindi il rimbalzo con l'aiuto di Beretta è nuovamente palla Carugate, un airball di Carlotta Picco. Zuin rimbalzo nuovamente a Picco, sul fil di sirena cerca una conclusione disperata, nulla di fatto, palla in mano alle Cagliaritane. 3 secondi, Ballardini se ne accorge all'ultimo, non trova la via del canestro. E si chiude con il punteggio di 16-11, Carugate 16, Cagliari 11, questo primo quarto. Sentiamo con la nostra troupe in campo le indicazioni. Della panchina di Carugate dovrebbe essere, con piccoli problemi sull'audio. Adesso il problema è Scibelli, che ha già fatto 2 canestri e 3 penetrazioni. Dobbiamo stare attenti a giocare d'anticipo. Se non abbiamo bonus, fagli subito fallo prima che tiri, così finisce l'azione e rimesso la palla. Non lasciamola andare a spingere e andare a tirare facile da sotto. Dagli una manata, ok? Non ci sono tiri liberi, ti carichi di un fallo, chi se ne frega, ok? Però non permettiamogli di fare canestri facili. Va bene? Dobbiamo sì stare davanti, ma dobbiamo mettere anche pressione agli esterni, non concedergli l'angolo, spada, uomo di canestro, ok? Dobbiamo tirarli fuori, facciamoci sentire, se ti spinge, stai così, quando ti spinge non stare con i piedi così che perdi equilibrio, uno avanti e uno dietro, ok? Uno avanti e uno dietro, e spinge. Poi i secondi tiri vanno gestiti meglio, non a cazzo come abbiamo fatto l'ultima trazione. Ok? Cioè c'è la transizione, la si gioca, ma senza forzare, non vogliamo passaggi di 15 metri. Ok? Dai! Dai! Abbiamo sentito la coppa di coach, prima Paolo Gavazzi con le preoccupazioni per lo spazio lasciato a Scibelli e poi Ganduccia per alcuni consigli sul posizionamento difensivo e sulla gestione delle transizioni. Ecco pronta sotto la nostra postazione Arianna Beretta per la rimessa.
sta per iniziare il secondo quarto, ecco la sirena. Ultimi consigli di Stabile, ecco fatta la rimessa, si parte. Circolazione esterna fino a questo momento. Zanon in panca in questo inizio di secondo quarto, ancora in campo Giulia Zuin. Arianna Beretta fa tutto, attenzione al cronometro, è arrivata la sirena dei 24 secondi. Poco luce dalla gestione di questo attacco da parte delle nostre ragazze. Vediamo subito invece Sarni che prova a attaccare il pitturato con Marta Scarzi, che seguendo le indicazioni di coach Ganguzza, in piede avanti, in piede dietro e spinta, e l'arbitro ha subito rilevato il fallo. Pronta Manu Zanon sul cubo. Un fallo in attacco per Cagliari e quindi Carugati si ritrova il pallone per ripartire l'attacco, fa ripartire l'attacco. Zuin e Zanon, Scarzi è andata in panchina a riposare, la vediamo sullo sfondo che si sta accomodando. Scarzi che gioca con una protezione alla bocca dopo il colpo subito nell'ultima gara casalinga contro Vicenza, in cui il quarto di Marta aveva fatto infiammare tutti i tifosi, e anche l'ultimo layup che ha portato alla vittoria era stato accolto da un urla di giubilo e anche qualche invece tifoso che si è fondato in campo per festeggiare la tanto attesa vittoria. Questa volta è sul cubo Claudia Colli, Arianna Beretta qualche minuto di riposo in panca. Tutto pronto per la rimessa. Zanon su Sarni. Un po' da Rivaldino, però ottima idea. E con questo gancio appoggiato alto, parabola sul tabellone, due punti che riportano a un solo possesso di distacco Cagliari. Viene fischiata una spinta. Poi vediamo il tabellone del fallo, ancora uno, non abbiamo chiaro il fischio dell'arbitro. Comunque palla per Colli, si chiude la difesa, pallone che alla fine viene arpionato dalle ragazze in maglia blu. Virata di Sarli, bel movimento, attenzione a Scibelli in anticipo su Colli, mismatch fisico, time out, abbiamo visto il gesto chiarissimo di coach Cavazzi. Ci vuole parlare subito perché le sue ragazze non sono rientrate in campo rispettando le attese e le indicazioni dell'intervallo. Ecco la nostra trip sulla panca di Cargato. Raga, passiamo a zona, ok? Con Gialli e Claudia davanti, tu dietro dall'altra parte, tu al centro, ok? Aggressivi sulla palla, va bene? È importante come difendete voi due dietro davanti al loro eventuale post basso. Ci sei, Manu? Tutto ok? Raga, in attacco, giochiamo due, però due, dopo che hai passato la palla, devi andare in angolo, dobbiamo creare degli spazi, hai capito? Se rimani lì, stanno tutti... Sulla sua penetrazione, Charlie, non devi rimanere qua, e ti devi alzare, cazzo, per prendere lo scarico. Su uno, scusa, su uno stavo parlando.
cambio di strategia difensiva per la Cassa del Carugate, chiama la zona 2-3 usata in molte occasioni per fermare le avversarie quando si, in altre partite si sono avvicinate molto e la difesa uomo faceva fatica. Attenzione a Mia Masic che è un'azione un po' pasticciata, prova una conclusione senza nulla di fatto, rimbalzo di Carlotta Picco che ha ampie falcate, attacca subito la metà campo avversaria e alla fine consegna a Stabile. Esce nuovamente, nessuno esce per il blocco, penetra, scarica, Zuin fa saltare l'avversaria, da fuori Stabile, a fil di sirena, in ogni caso il rimbalzo di Masic. Raddoppio, avete visto come è uscita il difensore centrale a raddoppiare, che era Zanoni in questo caso, per aiutare sul tentativo di penetrazione. Seconda opportunità per Cagliari dopo questo rimbalzo. Sarmi da fuori, ribaltamento, Masic cerca di penetrare. Fischiato in fallo, mentre vediamo Michela Frantini pronta al rientro. Subentra al posto di Carlotta Picco. Nuova azione d'attacco, punteggio fermo da un paio di minuti sul 16-13, più 3 per Carugate. Carugate che però si ritrova con 4 falli, quindi praticamente già in bonus, con ancora 7 minuti sul cronometro del secondo quarto. Ancora inefficace l'azione di attacco delle ospiti. Vediamo il duello Stabile Ballardini. Dentro Zanon, Zuin da una mano, scarica per Colli. Ottima tripla. Anche Colli è una ragazza che quando si infiamma da fuori è capace di strisce di tutto rispetto. Lieve ritardo sul recupero difensivo di Michela Frantini, è stato un passaggio molto veloce. E Silvia Sarri si accomoda sulla linea dei liberi. Realizza il primo. E realizza anche il secondo. Punita la pressione difensiva di Sarri, di Ballardini. Movimenti sulla panchina sarda, vediamo. Escono 14-15 Russo. In campo vediamo Masic su Colli. In campo la numero 10 Valentina Mura. Nel frattempo Carugate arriva a 21, attenzione, rubata una palla, Colli attacca direttamente il ferro, appoggio. Nuovamente una fiammata e Carugate allunga e si porta più 8. Carugate 23, Cagliari 15. E per un time out, questa volta che esco dalla panchina sarda. Intervenire le altre esterne, poi quando scaliamo deve essere
pronti a recuperare, ma puoi tenere questo uno contro uno qui? Adesso siamo con tutte facili, però tenere più di uno contro uno. Facciamo cambi sul doppio due benissimo. Andiamo, cacciamo dentro. Abbiamo preso tanti falli, hanno bonus, dai, forza. Rientro in campo. Siamo le ragazze di Cagliari, inquadrate nel numero 17, Carolina Scibelli. Una delle preoccupazioni del coach Gavazzi, abbiamo sentito nel precedente time out. Tutto pronto per la rimessa. Facilio e Mura si incaricano di far ripartire l'azione di attacco di Cagliari. Matic esce con il solito Sarmi. Scibelli, raddoppio. Andiamo a Michela Frontini e Manu Zanon. Contesa. È il turno di Cagliari ad andare avanti con il possesso della palla. Masic, la manina di stabile, quasi fa il solito furto. Mura prova da lontano, transizione veloce, Colli, Beretta, attacchiamo il ferro. Mura tocca. Tocca la palla, ma anche il braccio di Ranna Beretta. Ovviamente è speso bene il fallo perché non è ancora in bonus la formazione cagliaritana. Diamo il primo per Beretta. Esce il secondo. Il rimbalzo delle ospiti. Masic. Ballardini, Sarmi, bel taglio di Scibelli. Bella azione degli ospiti. Guardiamo le nostre ragazze. Frantini dentro per Zanon. Ha sporcato il controllo e poi alla fine la difesa ci mette una pezza. Spesso Mura già in un paio di azioni ha una manina che riesce a leggere bene i passaggi. Attenta difensivamente. Abbiamo un attimo un cambio nella fila di Cagliari. Esce Scibelli, entra nel numero 9 Beatrice Master. Nel frattempo mia madre ci metta per un contatto ricevuto. Sbaglia il primo libero. Solo rete al secondo tentativo. 24-19 per Carugate. Vediamo se Carugate riuscirà a fare una nuova fiammata come aveva già fatto per tenere a distanza, per allontanarsi e tenere a distanza Cagliari nel primo quarto. Prima Zanon, poi Colli, non concludono l'azione di attacco. Matic fa tutto, penetra, scarica sul Mura. Maschio pasticce. Si rimane ancora in attacco con 15 secondi per Cagliari. Facilio sbraccia un po' Sarmi per liberarsi di Zanon e riesce a concludere questo attacco. Zanon ha visto il mismatch contro Mura e attacca, porta a casa almeno un fallo. Con intelligenza subito approfittato del vantaggio di stazza e di peso con la
giocatrici che le si opponeva, in questo caso era Valentina Mura. 25-26, porta a casa due punti, mano Zanon. Attenzione, era uscita per aiutare, Cagliari non ne approfitta, fase un po' concitata, Sarmi, Zanon, re. Passaggio baseball verso Claudio Colli, troppo forte. Vacilio, Sarmi esce, vediamo Zanon che chiede il contatto all'arbitro, questa volta è stata lei a toccare Masic. Gli arbitri richiamano anche la panchina. Molto contestate le decisioni arbitrali, non tanto quest'ultimo fallo, ma in generale i contatti non sanzionati, che in qualche caso sono stati abbastanza palesi e evidenti. Comunque Masic realizza il primo. Per lei anche il secondo libero realizza, quindi nuovamente un solo possesso di vantaggio per la Castel Carugate. Castel 26, Cagliari 23, 3-26 all'intervallo. Questa volta è Mastio a commettere fallo su Zanon. A questo punto è un bonus anche Cagliari. Non realizza il primo. Concretizza anche il secondo. Più 5 per Carugate. Vediamo difesa alta. Impressione triplicata quasi la mia Masic. Zanon sporca il passaggio sul taglio di Sarmi. Carica, si affida a Stabile che realizza, si libera della difesa di Valentina Mura se non erro. Importanti questi due punti. Sta scavando nuovamente un solco, erano arrivati a 3 punti di distacco le cagliaritane, ora più 7 Carugate. Mura, Masic, fuori. Un airball. Un airball di Fascigli, ci sembra. O di Mastio, scusate, numero 9. Gli arbitri controllano il cronometro. 2.27. Carugate più 7. Entrambe le squadre in bonus. Consegnato per Colli, nuovamente su Stabile, nell'angolo. Difesa aggressiva. Vediamo, arresto e tiro di Beretta, primo ferro. Sarmi controlla e con calma riparte l'attacco di Cagliari. Mura. La manina di Stabile fa perdere il controllo. Continua, resta, sembra il tiro, niente di fatto. C'era anche un contatto, ma non visto agli arbitri. Sull'inizio della transizione di Stabile. Frantini taglia dentro, cercando Arianna Beretta, ma Scibelli capisce tutto. Pronta sul tubo Lucrezia Zanetti, una delle ultime arrivate nel roster di Carugate. Mancato taglia fuori su Sarmi, passato tra le maglie difensive. In ogni caso una smanacciata, un tap out per Colli e Stabile impostano nuovamente un'azione di attacco.
bel passaggio dentro per Zanon, si alza, fallo di Scibelli. Vediamo che facile è Sarmi, si chiarivano le idee sui movimenti difensivi. Frantini rientra in panca, vediamo Zanetti prende il suo posto mentre Mario Zanon porta 31, solo 31 carugate. Vedete la pressione difensiva appena riceve una palla, ha fatto consumare un po' di secondi all'attacco di Cagliari, solamente 7. Vediamo Masic, scarica per una tripla dal lato ribaltando sull'altro lato, una tripla che vale solamente un più 6 a questo punto per carugate. Palleggia il resto, tiro finta, Zanetti, rimbalzo di Masic. Come che dicevamo in presentazione, una giocatrice nuova round, per cui non solo ha buone percentuali, capacità di leadership, ma è molto presente anche ai rimbalzi. Un'espressione un po' seccata sulla faccia di Michela Fontini per l'ultimazione. Nel frattempo, mentre Cagliari si accomoda in lunetta per i liberi, vediamo Zanon richiamata in panca. No, abbiamo visto male. Scarzi entra, Zanon rimane in campo con Zanetti. Berrette e Colli. Zanon velocissima per Beretta, arriva il rimorchio Scarzi, nulla di fatto. A fil di sirena, fil di sirena all'intervallo, nulla di fatto. Cagliari chiude ancora vicino, non come si poteva sperare visto la dinamica del gioco. Carugate 31, Cagliari 27, una Carugate che ha sempre mantenuto il controllo, l'iniziativa di gioco, ma che non è mai riuscita a chiudere in maniera definitiva, a scavare un solco veramente pesante. Si è allungata anche i 7-8 punti di vantaggio, ma ogni volta Cagliari ha saputo ricucire le strappo e mantenere il distacco entro uno o due possessi. E con questo risultato più 4 carugate all'intervallo vi salutiamo e vi diamo appuntamento tra un quarto d'ora circa per il secondo tempo della partita Carugate Cagliari. A dopo.
Signore e signori telespettatori, bentornati dal Palasport di Pessano, dove stanno rientrando in campo per il secondo tempo della partita Castel Carugate Virtus Cagliari, quarto match del girone di ritorno del girone A della serie A2 femminile. Primo tempo che si è chiuso con le ragazze di casa in vantaggio, costantemente in vantaggio. Primo tempo si è chiuso sul 31-27. Vedremo ora se le ragazze della Castel riusciranno a scavare un solco ancora più abbondante e mantenere un margine di assoluta tranquillità nel gestire questa importante partita contro una squadra, Cagliari, che è sì l'ultima in classifica, ma che ha dimostrato importanti segni di combattività e di ripresa nelle ultime due partite vinte. Si riparte, vediamo Zanon subito, Zanon Scarzi, la coppia nel pitturato, Beretta stabile, Colli esterni. Vediamo Beretta da oltre l'arco, nulla di fatto, seconda opportunità sprecata, altra opportunità con Zanon che prende il rimbalzo e si riparte da stabile, 6 secondi per l'attacco, Scarzi dentro per Zanon, Colli, 24 secondi sono trascorsi. Punteggio invariato nonostante le seconde e anche le terze opportunità in questo attacco. Vedete Masic con il braccio sempre coperto dalla protezione bianca, riconoscibilissimo, anche perché mancina il tiro. Scibelli non riesce a servire Sarni, a trovare spazio libero, provano il tiro da fuori. Come già all'inizio del primo tempo, le prime azioni non sono efficaci dal punto di vista offensivo. Esce Zanon, un metro libero, scarica su Colli, Beretta intercetta, Colli comunque riceve e prova ad attaccare il ferro. Seconda opportunità, di sirena, alla fine la palla viene data ai ragazzi di Cagliari. Duello Sarni-Zanon, duello di esperienza e di fisico. Non riesce il taglio fuori su Scibelli, la seconda opportunità premia le cagliaritane. Un solo possesso di stacco, Carugate 31, Cagliari 29. Guardiamo le contromosse delle nostre ragazze. Arianna Beretta palleggia, arresto e tiro, e Sarni prende il rimbalzo. Costruzione alla fine, Cagliari riesce a portare la palla nel pitturato dove attende Sarni, ma passaggio schiacciato, palla persa. Beretta oltre l'arco, indietro su Stabile. Stabile prova a sfruttare il blocco di Zanon, non ce la fa, libera Scarzi, non è una tiratrice, arriva a Colli. 5 secondi sul cronometro, non sono un problema per lei per sganciare una tripla. E Carugate allunga nuovamente, molto importante questa reazione, un po' pasticciato il palleggio di Ballardini. Attenzione, Scibelli libera, tap out di Sarni, riceve nuovamente, ancora scarico fuori su Ballardini. Dal punto di vista balistico, brutta caduta involontaria, sono toccati i piedi. Brutta caduta di Manu Zanon, dicevamo. Dal punto di vista balistico, abbastanza bagnate le polveri delle cagliaritane, non hanno ancora realizzato una tripla nonostante diversi tentativi. Migliorano un po' le percentuali, soprattutto per i numerosi tentativi delle due lunghe, Scibelli e Sarni, diciamo a distanza ravvicinata dal canestro. Zanon ribalta, Beretta perde il pallone,
toccato dall'avversario, però l'ultimo tocco dovrebbe essere di una ragazza di Cagliari, esatto, quindi rimessa per Carugate. Stabile, si impugna tra due difensrici, tra Matic e Sarmi. Bel canestro. E Carugate ritorna avanti di 7, 36 a 29. Un altro rimbalzo. Proseguendo di questo ritmo, Manuele Zanon va per la, andrà per la doppia doppia stasera. Pallone non controllato che alla fine esce fuori e riparte Cagliari. Fasciglio. Sibelli passa dietro i blocchi difensivi e riceve il passaggio, il lob che le consente di appoggiare facilmente a canestro per il 36 Carugate 31 Cagliari. Sempre due possessi, non di più, di vantaggio. Ogni volta che allunga il solco Carugate, Cagliari trova un'opportunità per riavvicinarsi. Questa volta l'appoggio morbido di Marta Scarzi allunga nuovamente a più 7. Esce Zanon, ha lasciato Sarmi, attenzione, arriva solo il recupero con quella di Zanon, abbiamo visto, c'era Scarzi che presidiava il pitturato delle ragazze di casa. Scarzi riceve da Zanon, prova un appoggio sul raddoppio difensivo, non precisa la conclusione, Masic riparte. Sarmi prova anche un tiro dalla media. In una lotta al rimbalzo dovrebbe esserci un fallo di Stabile, se non abbiamo visto male. Masic fa tutto lei, ma non è che fosse né bella l'idea né la realizzazione, anche se alla fine la compagna riesce a appoggiare al tabellone e riportare le ragazze Cagliari a solamente 5 punti di distacco dalla squadra di casa. Diretta, arresto e tiro di Colli. Non fortunato il tentativo. Ballardini dentro in appoggio per Zarni. Toccato dalla difesa. Quindi l'opportunità di proseguire l'attacco, ma solamente dopo il time out. Vediamo la nostra truppa che si sta avvicinando alla panchina di Carugate. Passiamo a zona, mettiamo dentro Michi al posto di Arianna. Ok? Michi, dove sei? Ok, stai dietro, tu devi stare davanti insieme a Claudia. Susi, non andare a cercare palloni da dietro, non è più il momento in questo momento, ok? Stiamo attenti sulle ali, non facciamoci, taglia fuori a zona, Cascibelli un po' sbasso, va bene Marta? Ok? Dai raga, se facciamo canestro o facciamo tiro libero sempre rosso, va bene? Raga, se la palla va in po' sbasso, a mano, l'esterno qua non deve nascondersi, deve venire sulla diagonale. Dai raga, forza. Si ritorna a zona. Una mossa già adottata nel primo tempo con discreti risultati.
anche se poi comunque Cagliari è sempre stata soprattutto con Scibelli e Sarmi a ricuscire ogni volta uno strappo per non lasciarlo mai aprire a divari incolmabili. Zanon al centro della zona, Frantini e Scherzi fuori, ovviamente delle tre dietro, alla fine letteralmente consegnato da Frantini a Stabile. Scherzi già dall'altra parte, peccato un appoggio di sinistro, troppo forte la spinta del pallone che passa dall'altro lato del ferro. Sarri libera più o meno dai liberi, scusate il gioco di parole, ma in ogni caso la conclusione è altrettanto brutta della definizione che nel partito. Frantini, nulla di fatto ancora. Frantini ancora sottotono in ripresa dai problemi fisici che c'erano stati. Da dietro Zanon evita il fallo con molta attenzione e recupera un ottimo pallone. Una guerriera a tutto tondo, smanacciata da dietro di Sabrina Pesiglio. Si riparte con la rimessa di Frantini, Zanon, Colli. Carlotta Picco. Fallo di Stabile. Punteggio fermo, un po' di minuti sul più 5 Carugate, Carugate 38, Cagliari 33, mancano 2 minuti e 8 secondi alla fine del terzo quarto. Partita in cui le due squadre ormai stanno, soprattutto Carugate, sta dimostrando una leggera prevalenza che non riesce mai a diventare un dominio, e che comunque sta gestendo con cambi difensivi, cambi di giocatrici a tutto tondo, senza mai portare a casa quel margine di sicurezza. Cagliari invece che si affida soprattutto alle due lunghe, Scibelli e Sarri, visto che stasera la stella della squadra, diciamo Mia Masic, sembra alquanto sottotono. 2 secondi per chiudere l'azione d'attacco. Preso a malapena il tabellone con questo tiro giustamente disperato da parte di Giada Ballardini. Stabile. Colli scarica fuori per Picco, una delle sue posizioni preferite, e trova la retina la nostra Carlotta. Vediamo, molto concentrata. Più 8, guardiamo se questo sarà uno di quei solchi che resteranno stabili. Sul ferro e con rimbalzo di Zanon la replica di Cagliari. Picco consegna Stabile. 17 secondi, scusate, per l'attacco di Carugate. Ribalta. Frantini trova la rete. Importantissima questa realizzazione, come dicevamo, per consolidare il divario tra le due squadre, realizzazione che ha costretto il coach Schirru a chiamare questo time out. Tutti, la nostra squadra c'è, devi mettere più di uno contro uno.
incoraggiamenti del coach cagliaritano con uno schema che ormai è abbastanza semplice andare dentro, perché la balistica e la statistica stasera dimostrano che da fuori la squadra ospite non c'è, almeno finora soltanto. Un minuto alla fine del terzo quarto, più 11 per Carugate. Ballardini, Masic dentro per Cibelli, nuovamente fuori Masic completamente da sola. Carugate rimbalza nonostante il pallone non controllato subito bene al primo tentativo. In ogni caso Zanon è stabile, riescono a impostare l'azione di attacco. Colli, primo passo, supera l'avversario, scarica, o aveva l'idea di scaricare per Frantini, ma perso il controllo della palla. Completamente libera Cibelli, bucata la difesa, si sono persi gli accoppiamenti difensivi. Più 9, stabile, non ci pensa su, visto che ormai arrivava la sirena. Nulla di fatto, si chiude il terzo quarto con Carugate avanti finalmente di 9, 44-35, dopo un terzo tempo più o meno sulla falsariga degli altri, cioè Carugate sempre avanti, Cagliari soprattutto nel pitturato a cercare i due punti volta per volta che consentissero di andare la gara. Sentiamo coach Ganguzza. Le dobbiamo uccidere su queste cose. Loro la zona l'attaccano con Sani che sta impostato, che però si sposta anche in queste posizioni per girarsi, mette la palla sotto la testa e cercare Cibelli che fa da pendolo sopra e sotto, ok? Se loro abbassano una guardia in questa maniera, ok, il nostro difensore qua esce qua, però il 5 deve andare su Cibelli, non può rimanere più in alto. Perciò, questo esce. Sì, questo esce perché la palla è qua. Esatto, è... e tu devi andare a fare il post basso. Sì, ma ok? Io che mi sono fermato più male. Vabbè, non è un problema, cioè se siamo perfetti, loro fanno 0 punti. Torna, come prima. Ok, 4, 5. Dobbiamo fare questo blocco, Manu. Per Claudia che esce, ok, però poi dobbiamo stare larghe le altre tre. Abbiamo visto la lavagna di Coach Galazzi, gli spostamenti dei tre elementi della linea posteriore della zona 2-3 con cui è schierata la squadra dopo l'ultimo canestro di Cibelli, ha voluto giustamente riparlarne. E sta per iniziare il quarto quarto. Carugate avanti di 9, 44-35. L'arbitro sta facendo cenno per il tavolo e partita. Colli dentro per Zanon, fuori subito per Picco, tenta la tripla e ancora una volta abbiamo visto la disperazione del difensore sardo. Allunga Carugate grazie a queste triple di Carlotta Picco, secondo tentativo consecutivo realizzato, mentre nel pitturato riceve Sarna e ripropone lo schema di Cagliari per riavvicinarsi. Questa volta però sono 10 punti di vantaggio per Carugate, 47-37. Colli blocco per Stabile, Picco questa volta sul lato sinistro dell'attacco della ragazza di casa. Non si schiata l'inflazione. Nel palleggio probabilmente di Picco.
provano insinuarsi tra le maglie della zona di casa, ma senza successo l'attacco di Cagliari. Una linea posteriore molto mobile, in qualche momento abbiamo visto addirittura stabile sulla lunga avversaria. Conclusione da lunga distanza non fortunata e Cagliari prova a costruire un nuovo attacco. Sarri, Masic, arriva Frantini, tocca il pallone che carambola addosso a Masic. Ottimo tempismo nell'intervento difensivo di Michela Frantini. Colli imposta l'azione di attacco. Zanon vede il taglio di Picco, il pallone però viene ricevuto con un controllo impreciso e Carugate perde questa buona opportunità di attacco. Taglia fuori di Scabile su Sarri che le rende una decina di centimetri, ma Susanna riesce a controllare la situazione. Transizione veloce, Colli per Picco. Continua il contributo di Carlotta in questa fase di gioco, è stato uno dei suoi momenti migliori a far allungare il break tra le due squadre. Viene fischiato un fallo in questo momento. Si riparte con 14 secondi per cadere l'attacco. La rimessa libera per Sarri direttamente sotto il canestro. Ben gestita la rimessa in gioco da parte degli avversari. E Cagliari arriva a 39 rispetto ai 49 di Carugate. Dentro fuori sul tiro di Michela Frantini. Attenzione, stava ancora rientrando Carugate, questa azione ha fatto prendere un po' in ritardo la difesa. Cagliari prova a riavvicinarsi, questa volta però sono ancora 8 punti di vantaggio. Tutti pronti per la rimessa. Attenzione, c'è un cambio, vediamo Arianna Beretta e Marta Scarzi sul cubo per Colli e probabilmente Manu Zanon. Esatto, finalmente riprende il gioco. 6:42 sul cronometro. Stabile, un po' fatica a controllare la palla per Frantini, prova la penetrazione ma trova la difesa, qualche braccio anche avversario, e interrompe la transizione spendendo subito un fallo su Ballardino. Si riparte, ribaltamento, ancora una volta polvere bagnato da fuori. Marta Scarzi lotta contestando la palla a Carolina Scibelli. Palla ancora per Cagliari. Nulla di fatto l'attacco. Stabile. Vediamo Picco che scarica su Stabile. Primo passo, la difesa tiene. Vuole pensarci su.
Stava salendo Scarzi per il blocco, vuole far tutto da sola Susanna, senza successo questo tiro. Fasciglio, Sarni, si era liberata bene Scibelli, attenzione come diceva Gavazzi, vedete anche le facce della difesa locale. Scibelli si muove sulla linea di fondo e in un paio di occasioni riesce a sorprendere, non è la prima volta, la nostra difesa. Beretta in palleggio e perde il controllo della palla, altrettanto stanno facendo le cagliaritane, fase concitata, azioni veloci, squadre allungate, Beretta nell'angolo, ribalta al centro dell'arco per Stabile, Frantini dentro per Scarzi, movimento spalla a canestro, riesce a girarsi, ottimo, alzando la parabola della palla Marta Scarzi con un bel gesto tecnico riporta più 8 Carugate, 51 Carugate, 43 Cagliari, e Frantini intercetta questo passaggio, tentativo di triple di Picco, questa volta sbaglia, fallo di Picco in recupero su Scibelli. Al di là dei commenti e del poco apprezzamento del pubblico, diciamo che l'arbitraggio non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico stasera. Completamente libera, secondo ferro, nulla da fare, era Mia Magic a provare la conclusione. Se non abbiamo le statistiche, Mia Magic finora ha realizzato solamente dei liberi, forse un tiro da due, assolutamente inconcludente da oltre l'arco. Bella circolazione di palla, sempre alla fine sull'asse Sarni e Scibelli, sono le uniche due ragazze che stanno tenendo in piedi la squadra sul piano offensivo ma anche difensivo, perché comunque anche i rimbalzi entrambe non scherzano, ne hanno prese molti. Picco aspetta l'uscita di Frantini, arriva Scarzi per il blocco finché non arriva il fallo, finalmente dovrebbe essere di Sabrina Pesciglio il fallo, un punteggio di 51-45, abbiamo un time out, dicevamo punteggio che ancora una volta due possessi, Carugate ancora avanti ma mai a chiudere la partita, era arrivata anche a più 11 soprattutto in seguito delle due bombe e della transizione di Carlotta Picco. Pian piano, sfruttando un paio di buchi difensivi, Cagliari si è fatta sotto. Andiamo, sentiamo la panchina di Carugate. Ehi, su Manu e su Ciardi, passiamo di nuovo a uomo, ok? Ok? Raga, non diamogli linee di passaggio facili, ok? Anche loro, vabbè, sono due falli. Cerchiamo di difendere. Allora, contropiede, non voglio che porta a palla la mano. Cerchiamo i piccoli, ok? Perché adesso loro a metà campo stanno ammazzando. Non ci fischiano, ci incazziamo, sì, abbiamo il tecnico e li mettiamo in partita. Abbiamo speso. Scibelli non può essere nel facile, ok? Sì, vediamo che Coach Cavazzi sta dando le ultime indicazioni a Marta Scarzi. Abbiamo sentito proprio le motivazioni del ritorno all'uomo, le troppe linee di penetrazione di passaggio facili, la zona può aiutare a costringere gli avversari a tirare da fuori, soprattutto in una serata di scarsa mira come stasera, però non deve neanche concedere quei palloni, quei possessi che spesso Scibelli e Sarni hanno concretizzato e utilizzato per mantenere vive le speranze di Cagliari in questa partita. 3:30 alla fine, più 6 per Carugate, Michela Frantini pronta alla rimessa da fondo campo, in attacco rimessa, arriva Stabile marcata da Ballardini come al solito che spinge, alla fine la palla esce,
in equilibrio anche la situazione falli per le due squadre. Scarzi anticipa Scibelli e subisce fallo. Zanone e Sarri continueranno il loro duello che... ha caratterizzato tutto l'arco di questa partita finora. Momento importante. Stabile, guadagna la metà campo offensiva. Ballardini sempre attenta in difesa, anche abbastanza aggressiva. Zanon Sarmi trova la linea di fondo, scarica fuori Beretta, arresto e tiro. Ottima realizzazione per Arianna, buone percentuali questa sera per Arianna. Sarmi completamente sbagliato il passaggio per Pacilio. Time out, questa volta la panchina sarda. Vediamo se la nostra truppa riesce a farci sentire l'indicazione di coach Schirri. Manca tanto. Entriamo gioco contro uomo, entriamo gioco sempre cieco, entriamo, l'ingresso è sempre cieco. È chiaro? Sempre cieco. Ok? Manca una vita, ragazzi, ripartiamo da questo possesso difensivo. Però ragazzi, pronti a scalare, pronti a coprire, verso penetrazione, pronti a coprire, verso penetrazione, ehi! Scaliamo tutte, copriamoci tutte! E qui! È lunga, ragazzi, è lunga! Da questa difesa, dai! Carugate più 8, 53 a 45. Il coach Cagliaritano invita le sue ragazze a non mollare, 2:31 sul cronometro. Secondo lui possono essere sufficienti per portare a casa e non mollare questa partita. Vediamo ovviamente se le ragazze di Carugate invece sapranno gestire con tranquillità questa situazione. E sicuramente Susanna Stabile ha tutta l'esperienza per gestire questi momenti. Zanon quasi nell'angolo, cerca un aiuto. Arriva Stabile, dentro nuovamente per Zanon, guadagna la linea di fondo, ma perdendo il piede perno secondo l'arbitro. Ecco, Ballardini seguita da Stabile, raddoppio di Zanon. E Carugate riesce a controllare questo pallone, quasi un attimo concitata. E Susanna gioca un po' con il cronometro, mancano ancora 11 secondi per chiudere l'attacco. E Carugate si riprende tutti. Zanon, ribaltamento per Susanna Stabile. Possesso di Cagliari che recupera il pallone sul filo della sirena dei 24 secondi. Pacilio prova a entrare, scarico fuori e Stabile ci mette una pezza e porta a casa un fallo. Punteggio che è rimasto fermo sul 53 a 45, però questa volta è passato un minuto. Rimane 1:23 e la squadra sarda non ha ancora dato i segni di reazione che il coach sperava, mentre Carugate sta cercando di gestire i possessi con l'aiuto del cronometro e costringendo gli avversari a fallo nella loro ovvia necessità di recuperare il pallone. Realizza il primo Stabile. Realizza anche il secondo. Più 10 per Carugate, 1:22. Situazione ormai da gestire. Sarri e Zanon
sportellate fino all'ultimo minuto. Sporcata la ricezione di Sarri. Rimane, non ha molte alternative il gioco di Cagliari per cercare di essere produttivo sul capocanestro. Un po' la stanchezza, un po' la pressione difensiva. Vediamo Scibelli e Scarzi che non mollano il pallone, questa volta di Carugate. ...1.09 sul cronometro. Ancora un time out. Ultimi incitamenti del coach Cagliaritano, ma 10 punti, 1.09. Sta facendo appello alle residue forze, alle residue energie delle sue ragazze, che oltretutto il quintetto base praticamente ha giocato ininterrottamente, intendo Masic, Pasciglio, Ballardini, Scibelli e Sarmi, hanno avuto pochissimi minuti e pochissimi momenti di riposo in panchina, per cui anche più che comprensibile anche un calo di lucidità in questo finale. E mentre gioca col cronometro stabile, circolazione, lungo linea, Scarzi prova a scaricare fuori per Frantini senza successo. Viene fischiato un fallo in attacco. Vediamo che Sabrina Pasciglia non è convinta della chiamata arbitrale. Viene chiamata in panca. Sabrina Pasciglia probabilmente chiuderà qui la sua partita stasera. Valentina Lusso che l'ha sostituita, ecco l'arbitro, sì, vediamo Lusso e Ballardini a ostacolare la ripresa del gioco di Zona Stabile e Michela Frantini. Stabile, la palla arriva a Zanon che si gira. Subisce un fallo da parte di Ballardini, se non erro, e Zanon si accomoda in lunetta con 27 secondi alla fine della partita. Carugate avanti di 10, è solo questione di mettere il sigillo finale. Sarebbe il 10° punto e così è. Doppia doppia stasera per Manuela Zanon. E ormai sta mollando Cagliari. Subito perso questo pallone. 20 secondi da utilizzare per far scorrere il cronometro. Si parte con la rimessa. Frantini, stabile. Raddoppio difensivo, scarica per Scarzi, ribaltamenti su Beretta, 10 secondi sono già andati, stabile palleggia, Scarzi, primo passo,
contatto non fischiato, ma assolutamente inutile. Ecco la sirena, è finita. Carugate prosegue il suo percorso, la sua fase molto positiva di campionato, chiudendo questa partita sul 56-45, 11 punti di distacco a una Virtus Cagliari che arrivava in Lombardia carica delle ultime due vittorie, vittorie che non sono bastate per fermare la macchina da canestri messa in piedi da coach Paolo Gavazzi e Paolo Ganguzza, che ancora una volta stanno portando pian piano Carugate verso la parte centrale della classifica, dove si può arrivare a una posizione di assoluta tranquillità e magari essere pronti eventualmente per un ultimo posticino della pool promozione. Ma questo è tutto da vedere, viviamo la giornata, ma vogliamo ancora giornate così. Una partita dove Carugate ancora una volta ha schierato quasi tutti gli organici, come abbiamo detto all'inizio, Stefano Guarnieri era in panchina ma praticamente non era utilizzabile. Tutti gli altri sono stati ruotati. Molto importante il contributo come top scorer di Susanna Stabile, con un 3 su 4 da 2, 2 su 7 da 3, oltre a 2 liberi, e Mario Zanoni in doppia doppia con 13 rimbalzi e 10 punti. Da segnalare i soliti, passatemi il termine perché è un complimento, per Marta Scarsi, soliti 10 rimbalzi. Nelle file avversarie, come abbiamo detto, è stata l'accoppiata Sarni-Scibelli, 17 punti la prima, 16 punti la seconda, oltretutto Sarni 10 rimbalzi e Scibelli 9 hanno caratterizzato il gioco cagliaritano. E quindi è con questo che Piero Carotti e tutto lo staff della Casket TV vi dà appuntamento alla prossima partita casalinga qui a Pessano con Bornago, e vi lasciamo anche ad Angelo Galbiati con le interviste del dopo partita. Vai Angelo! Susanna Stabile, allora, una grandissima partita anche oggi, 40 minuti in campo, 75% da 3 e 24% da 2. Sembrava una squadra facile, ma alla fine è stata una bella squadra, bella tosta. Sì, esatto, tra l'altro loro arrivano da due vittorie consecutive, sta andando bene, quindi le temevamo in realtà. Sì, alla fine avevamo fame di questi due punti entrambe, siamo state brave a non mollare fino alla fine, perché sono state molto brave, ci hanno messo in difficoltà e hanno giocato anche loro con molta grinta e aggressività come noi alla fine. E quei 40 minuti in campo, dici la verità, cosa c'hai, qual è il tuo segreto? Dillo ai ragazzi, perché non riusciamo a capirlo. No, è vero, i 40 minuti in campo li sento tutti il giorno dopo, domenica e lunedì sono a letto, divano letto. No, beh, abbiamo lavorato bene tutta la settimana, siamo contenti, adesso aspettiamo anche gli altri risultati, però adesso siamo a 14 punti, vediamo già la classifica in maniera diversa. Ci abbiamo creduto, ci stiamo credendo e vogliamo continuare così. Va bene, complimenti, buon proseguio. Grazie. Charlie Picco, allora, una buona prestazione anche con un minutaggio ridotto, ma ultimamente ti vediamo sempre più spesso. Mentre all'inizio del campionato hai fatto un po' fatica a entrare nel giro della squadra, adesso sei più costantemente in campo e lo si vede anche dai risultati, nel senso di in questione punti. Oggi 8 punti, 12 minuti, a volte anche di più, per cui te come ti senti in questo momento con la squadra? No, guarda, io sono contentissima, personalmente ho iniziato a prendere fiducia da me stessa e soprattutto dall'allenatore, abbiamo dimostrato che possiamo benissimo vincere diverse partite, combattere con diverse squadre, e sono felicissima perché è una fantastica squadra dentro e fuori dal campo, e sono sempre più felice di quello che stiamo dimostrando. A tutti dispiace quando si viene sostituiti, tutti si arrabbiano, tu ti vedo più di una volta incacchiata nera, però dopo tutto è il gioco di squadra, è il gioco dell'allenatore. Tu, ho visto che hai colto dei momenti buoni e li stai cogliendo, e più stai positiva più hai più possibilità. Certo che la tua fiducia sul tiro da tre è importante, vero? Perché tu sei, è il tuo, la tua firma il tiro da tre. Beh, purtroppo sono una che fa vedere le emozioni, e sì, questo è sempre stato un mio grande difetto, sono migliorata e migliorerò anche su questo, però vabbè, non ho assolutamente niente quando mi toglie, anzi ho delle giocatrici davanti come Frantini, Stabile e mille altre da cui posso solamente imparare, e sì, il tiro da tre è la cosa che, la mia specialità, diciamo, e ho preso fiducia quando all'inizio dell'anno assolutamente non ne avevo
neanche lì e niente, sono solamente felice di quello che può accadere e di quello che è successo fino ad ora. Complimenti e buon proseguo, speriamo in bene come adesso. Grazie mille, ciao. Casa dei Compressori Group è un'azienda che nasce nel 1986, è quasi 30 anni che lavoriamo nel settore, un settore difficile, un settore molto bersagliato dalla concorrenza, e il nostro motto iniziale era arrivare prima degli altri e meglio degli altri. Quindi ci siamo prodigati per arrivare a essere una società che coniughi la progettazione e la conduzione degli impianti sempre legata a quello che sono le esigenze del cliente finale. Oggi la realtà di essere leader nel settore aria compressa in Italia, 5-6% del mercato nazionale, vuol dire farsi delle domande di come va il mercato, di come andrà il futuro, e siamo propensi a dare un servizio di progettazione, costruzione e conduzione di impianto sotto l'aspetto normativo e sotto l'aspetto progettuale. Questo sempre nel rispetto di quello che è la crescita comune e di tutti i ragazzi che hanno concorso in questo ormai progetto di vita. E il nostro motto vincente: davanti è difficile, ma almeno stateci dietro. Speriamo di fare così anche nei prossimi anni. We'll be right back.